Buongiorno a tutti, guerrieri del lunedì mattina. Oggi parliamo del fatto che i programmi, il software, l'hardware, forse abbiamo un po' troppo per quello che ci dobbiamo fare. Considerate che qualsiasi cosa dirò riguardo a quello che vedrete riguarderà soprattutto il mercato consumer, quindi non stiamo parlando di workstation, stiamo parlando di quello che mia madre usa per andare su Facebook. Purtroppo. Vabbè, per chi non mi conoscesse, sono Klez, di lavoro faccio lo sviluppatore in ambito web. Ho fondato insieme a Emme il Mestra Club. Mi considero un sostenitore del software libero e faccio volontariato per Mozilla come sul Mozilla Developer Network, che è un wiki per la documentazione dello sviluppo web. Cominciamo con questa sexissima foto di William Henry Gates III, altrimenti noto come Bill, che nel 1981 disse che 640K sarebbero dovuti bastare per tutti. Ovviamente non siamo così radicali. Sappiamo che 640K al giorno d'oggi non bastano neanche per far partire la calcolatrice, però questo è, salvo teorie cospiratorie e quant'altro, il computer che ha portato l'uomo sulla Luna. Quel punto che vedete sulla frequenza di clock sulla CPU è un punto decimale, non è un divisore delle migliaia, sono 2 MHz. Questo computer girava appunto con questo processore a 2 MHz, 4096 byte di RAM e 64K di ROM. Il programma che ha fatto volare l'Apollo è stato in 64K di codice. Costo totale stimato sull'ordine dei miliardi di dollari per la cronaca, per tutto il programma per la realizzazione di questo computer. Confrontiamolo adesso col computer medio di un annetto fa, che è questo Asus F555LA, che come potete vedere ha un processore 3 ordini di grandezza più veloce, senza contare il fatto che è multicore, multithreaded, multitutto. Scusate che mi sono dimenticato i calcoli, ha 6 ordini di grandezza più RAM, 4 giga contro 4K, e un hard disk da 500 gigabyte che il programma Apollo ci sarebbe stato abbondantemente, ci sarebbe anche avanzato spazio. Ora parliamo del web, perché è una delle cose che più ha portato il consumo della CPU ultimamente a livelli un po' imbarazzanti. Questo è il web nel 1991 circa. Questa è la prima pagina web mai realizzata da Tim Berners-Lee, o almeno resa pubblica. È solo una copia perché l'originale è andato perduto. Cos'è? È testo, è link, un minimo di formattazione e poco altro. Questo è testo puro. Cos'è il web oggi? Il web oggi è questo. Questa è la pagina del sito della Apple di promozione dell'iPad. A parte che possiamo non essere d'accordo su super computer. Primo per l'ortografia, secondo insomma, parliamone che l'iPad sia un super computer. Questa pagina cos'è? È testo, formattazione e immagini, soprattutto immagini. Vorrei farvi notare che la dimensione di questa pagina sono 3,6 MB. Cosa si poteva fare nel 1991 con 3,6 MB? Si poteva fare questo. Due floppy, ci stava uno dei migliori videogiochi tridimensionali della storia. Qualcosa è andato storto se una volta potevamo avere qualcosa di estremamente figo in due floppy e adesso non ci sta neanche la brochure dell'iPad. Poi ci sono anche altre cose di cui siamo un po' troppo imbarazzati per parlarne nell'ambito web, quindi Applet Java, che non erano male in sé, ma vabbè, erano state realizzate a cazzo. ActiveX, non parliamone, Flash, fortunatamente è sulla via della tomba. Cos'è che è successo? È successo questo. È successo Gmail. Non solo è successo Gmail, è successo Google Maps. Queste sono le prime applicazioni web di un certo spessore e di una certa popolarità che hanno fatto uso delle tecnologie del web per dimostrarci cosa era possibile fare in un browser. Di chi è colpa? Di Microsoft, ovviamente, che ha colpa.
di chi è merito? È merito di Microsoft, che ha creato questa tecnologia che si chiama XML HTTP Request, che per quelli un po' meno scafati in nomenclatura è quello che normalmente chiamiamo AJAX, ovvero una tecnologia che ci permette di mandare XML asincronamente senza dover ricaricare la pagina e potendone elaborare i risultati una volta che torna. Poi in realtà sono state fatte anche delle cose molto fighe nel web. Questo è Epic Citadel, per chi non l'avesse mai visto, è una hanno preso l'Unreal Engine, che è un motore per creare videogiochi, scritto in C o in C++, non lo so, l'hanno compilato in JavaScript e l'hanno fatto girare in un browser. Questa cosa gira a 30 frame al secondo in un browser, che secondo me è una cosa parecchio figa. Ma torniamo al desktop. Vediamo l'evoluzione di Microsoft Office. Nel 2000 Microsoft Office richiedeva 166 MHz di clock su una CPU verosimilmente single core, 16 MB di RAM e 526 MB di spazio su disco per un'installazione completa di Office Professional. Office oggi, per fare quello che vedete, ovvero il cursore che va, che va liscio, invece che andare a scatti ogni volta che digitate una lettera, richiede 1 GHz di processore, 2 GB di RAM e 3 GB di spazio su disco. Per fare cosa? Scrivere documenti. Nel 2000 cosa faceva? Scriveva documenti. Qualcosa è andato storto. Stiamo forse scrivendo troppo codice, nel senso che stiamo astraendo sempre di più dalla macchina, che per certi versi è un bene, nel senso che rende più semplice lo sviluppo. Da un altro punto di vista stiamo dando per scontate le performance delle nostre macchine, soprattutto quando un programmatore scrive su una workstation con i controcazzi e il povero utente poi deve farlo girare su un portatile Asus con un Core Atom e 2 giga di RAM scarsi, tipo io. Questo tizio qui che dice il codice è male, marcisce, richiede manutenzione periodica, ci sono bug che devono essere trovati. Questo tizio qui, Rick Skrena, è un tizio che negli anni 80 ha scritto il primo virus per l'Apple 2, quindi insomma ne sa pacchi come rovinare la vita alla gente e ai programmatori. Stavo pensando che magari un Core 2 Duo, se riusciamo a un processore di, vorrei farvi notare la data serigrafata qua, 2005, forse basta, nel senso che dovremmo scrivere programmi abbastanza leggeri per girare agevolmente su questo. Primo, perché costa poco; secondo, perché ci sono un sacco di macchine incredibilmente valide, penso di averne viste anche un tot qui in giro, che hanno ancora questo genere di processori e dopo 11 anni sono ancora utilizzate e perfettamente funzionanti. Ora, questa, ovviamente qua sto tirando un po' la questione, però quanto possiamo far durare una macchina obsoleta? Per esempio, un'Amiga, quanto lo possiamo far durare? Un'Amiga è durato fino al giugno del 2015. Questo computer era installato nel sotterraneo di una scuola. A un certo punto il sistema di riscaldamento della scuola ha smesso di funzionare, sono andati nei meandri a vedere cosa cazzo fosse successo e hanno trovato questo ciccino Amiga 500, se non sbaglio, che controllava tutto l'impianto di riscaldamento e raffreddamento di tutto il distretto scolastico. Non so se siano riusciti a debuggare il programma, perché si è rotto l'hardware quella volta, non so se siano riusciti a sostituire il pezzo, perché ovviamente è una macchina che è uscita di produzione ormai 20 anni fa. Ciccio Martin, qui, l'autore di Game of Thrones, nel 2011 dichiarava di utilizzare un computer con installato solamente DOS e WordPerfect per scrivere i propri documenti, cioè per scrivere i propri libri. Prego? Sì, è vero, sì. Pensa se usasse Emacs. Ora vediamo un po' di esempi positivi, anche questi portati un po' all'estremo. Questo è Motherfucking Website, che è praticamente ispirato, diciamo, alla prima pagina web mai creata. È solo testo, solo HTML, non c'è CSS, non c'è niente. E il... Dove? Ah, adesso sì. questo coso pesa 5K, quindi stanno i nostri famosi 640K,
E il succo del discorso che fa tra un fucking motherfucking shit e l'altro è che in realtà il web dovrebbe essere contenuto, non tanto presentazione. Non sono completamente d'accordo e non lo era neanche il tizio che ha creato questa pagina, Better Motherfucking Website. Che stranamente, pur includendo dei pezzi di CSS embeddati nella pagina, arriva a 3K69. Qua semplicemente il tizio ha preso, applicato delle regole CSS per incolonnare il testo un po' più stretto, ha cambiato il colore del font, ha cambiato il font e poco altro. Insomma, è il motherfucking website un po' più leggibile. Un'altra cosa interessante è questa 10K Apart Competition, che si chiude a settembre, quindi se volete vincere $10,000 in credito Visa iscrivetevi subito. E la sfida è creare qualcosa di utile sul web in meno di 10k e senza utilizzare librerie JavaScript, e i giudici potrebbero anche guardare la vostra applicazione con Lynx, che è un browser a riga di comando. L'obiettivo appunto è creare un'applicazione che al primo caricamento non superi 10k, poi può andare a prendere robe via via modi a seconda di come vi gira voi, ma non dovete usare librerie JavaScript. E poi c'è il progetto Sackless, che mira a creare un ecosistema, una user land per distribuzioni Linux, GNU Linux, non GNU perché appunto vanno a sostituire la parte GNU per la maggior parte. Hanno anche creato una distribuzione che si chiama Stali, che sta per Static Linux, perché loro non solo dicono il codice deve stare entro un tot di righe perché sennò poi diventa un bordello, loro compilano anche i programmi staticamente, non usano librerie dinamiche. E un'altra cosa interessante è che non so se avete mai sentito parlare di questo programmino qui, DWM, è un Windows Manager in cui la configurazione non viene fatta con dei file ma viene fatta modificando i sorgenti in C. Ha pochissime dipendenze, occupa niente, è leggerissimo, è una gran figata se vi piacciono i Windows Manager Tiling. Appunto hanno creato anche questa distribuzione, fanno una conferenza all'anno in giro per l'Europa in genere, e sono interessanti, cioè forse sono un po' estremi soprattutto col fatto di dover modificare il sorgente per configurare i programmi, però io con questa teoricamente ho concluso. Se avete domande, ben volentieri. In realtà un'ultima cosa, io come avete visto non ho proposto soluzioni, in realtà volevo aprire un dibattito che abbiamo anche 10 minuti per fare volendo, e sì, insomma non ho soluzioni personalmente, però mi farebbe piacere vedere che chi scrive codice si limitasse un po' e si ricordasse che non tutti hanno la loro workstation Xeon con 32 giga di RAM. Tutto qui. Quindi, domande? Bisogna iniziare dal linguaggio macchina. Certo. Quando iniziate dal linguaggio macchina e dovete compilare, cioè dovete far stare tutto su un microprocessore PIC, allora automaticamente, senza kernel sotto, quando qualcuno mi diceva ma come non ha il multitasking, che multitasking, allora imparate a vedere cos'è la 898 byte, l'ultimo programma che ho fatto, quindi. Quanta RAM? È il PIC a 60 100, 16, quello dell'Arduino, scusa la T-Mega, scusa 328. Vuoi provare con gli MSP 430, che è il più figo di tutti, a 512 byte di RAM? Byte. Ok. Se nessuno ha domande vuol dire che ho detto un sacco di cose fighissime, le ho spiegate benissimo. Oh, eccola là. Non è una domanda, è una considerazione. Sì. La considerazione è che, secondo me, per come stanno andando le cose, hardware sempre più potenti, sempre più memoria, sempre meno gente che sa programmare bene, cioè tutto giusto quello che hai detto, peccato che probabilmente non sarà applicato. Sì, ne sono certo, ma cominciamo da noi magari, proviamoci. Parlando di gente paranoica, un mio amico, l'altro giorno dicevo anche a lui,
mi ha tirato una pippa mega galattica sul fatto che ci siano cose, i processori multicore. Cosa possono fare gli altri core mentre tu stai eseguendo il tuo codice? E allora lui usa solo processori a 32 bit single core. Scriviamo anche per lui codice, poverino. Avrà il diritto di usare un single core. Io mi chiedevo... Intanto si presenti. Buongiorno, sono Livio Rossani, lavoro insieme a Kletz, me lo vedo di fronte tutto il giorno. Che culo, eh? Compatitemi. Volevo chiedere, o almeno sollevare la questione degli strumenti di sviluppo, perché strumenti attuali tendono a tirare in ballo dipendenze come se piovessero. Stiamo parlando di Grunt, per esempio. Maven, qualunque Maven. Cosa, è normale, tanto ci sono le librerie, tanto se devo fare un left pad, qualcuno l'ha già fatto, npm install left pad e poi sciopa tutto. È interessante che tu dica left pad, ci racconti, ti ricordi la storiella del left pad? Sì, era una libreria su Node.js che faceva una cosa estremamente stupida, portava le stringhe a una certa lunghezza aggiungendo degli spazi all'inizio, una cosa che chiunque si può fare da sé, ma in questo ecosistema di librerie che fanno tutto, qualcuno l'ha proposto come libreria, come modulo, era talmente semplice installarlo e usarlo che molti l'hanno fatto. Per qualche motivo il tizio l'ha ritirato dal repository e migliaia di programmi in tutto il mondo sono scioppati tutti contemporaneamente. Quello che mi chiedevo è che strumenti attuali, moderni, si possono usare volendo ridurre veramente l'impronta memoria e risorse del proprio software. Probabilmente dovremmo cominciare proprio da quello. Oppure... No, vabbè, non sto dicendo che usiamo tutti Turbo C++ o cosa, però nel senso, probabilmente dovremmo partire proprio da quelli. In realtà, la questione è questa. Se io scrivo devo scrivere un programma che fa una cosa non banale, posso scriverlo in C, posso scriverlo in Python. Peccato che quello in Python probabilmente sarà ordini di grandezza più lento e avrà bisogno di ordini di grandezza di più risorse. Quindi bisogna bilanciare da una parte lo sforzo di sviluppo, dall'altra l'efficienza del codice. Probabilmente se avessimo modo di scrivere degli strumenti di sviluppo che mi permettono di scrivere codice facilmente, delle librerie o... Sì, delle librerie in C anche, che magari mi nascondano le complessità del C. Cominciamo a scrivere tutti in linguaggi compilati invece che linguaggi interpretati, non lo so. C'è una soluzione da trovare probabilmente, c'è una soluzione. Mi sembra insulso che 30 anni fa si potesse fare e adesso non si può più fare. Ho capito che era molto più complicato. Però, cazzo, collettivamente, programmatori, riusciamo a trovare una soluzione insieme? Sarebbe figo. Cominciamo dagli strumenti di sviluppo. È una buona idea. Secondo me esiste il metodo. Potrebbe iniziare già il 1 ottobre. Basterebbe una tassa sulla grandezza del programma. Automaticamente, proprio la Renzi, il quale appena tassa, superi il mega X soldi e ti posso assicurare che il software starebbe in 3K. Infatti finirà tutto nelle librerie dinamiche, quindi i programmi poi saranno piccoli. Megoglioni. Guarda, ho visto recentemente un video di un tizio che ha provato a usare un Atari ST come macchina quotidiana, a parte gli MP3 che ovviamente, però la maggior parte delle cose, fogli di calcolo, posta, web, ci si riesce, con molta calma, ma ci si riesce. Quindi probabilmente anche il tuo programma in Basic velocissimo, Elite. Quanto ci hanno messo? Immagino. Altro?
Altri spunti? Vabbè, se mi beccate in giro e avete voglia di parlarne, ben volentieri, quindi grazie a tutti.